Anticipazioni il segreto. Thomas e i sospetti su Jean-Pierre. Ritorna la nostra rubrica dedicata al segreto del Puente Viejo, ormai agli sgoccioli della sua programmazione. Manca poco al gran finale e le anticipazioni il segreto garantiscono momenti connotati da forte pathos e suspense. Le anteprime svelano che Adolfo e Ramon giungeranno allo scontro fisico. Per fortuna a separare i due cognati ci penseranno Manuela e le loro rispettive consorti. Don Ignacio cercherà di indagare sui motivi del loro astio, ma i due preferiranno tacere per non compromettersi vicendevolmente. Nel frattempo il giovane Sorozabal sarà sempre più crudele e cattivo nei riguardi della consorte. Urrutia deluderà Ignacio affermando che né lui né sua moglie ritorneranno più a lavorare al suo servizio. Il dottor Clemente visiterà Raimundo e fornirà un prezioso consiglio a Francisca, mentre il capitano Huertas si occuperà delle ricerche di Macheda, scomparso nel nulla dopo aver trascorso una serata a bere con Jean-Pierre. Nel frattempo gli arcangeli programmeranno un nuovo attacco. Donna Begonia consiglierà a Rosa di riprendere in mano le redini della sua vita e di dare una bella lezione a chi sta cercando di ostacolare il suo percorso verso la serenità. La ragazza prenderà alla lettera le parole della madre e comincerà ad umiliare Marta. Onesimo deciderà di portare le api nell'emporio di Dolores, al fine di creare una sorta di allevamento, mentre Ippolito si recherà alla punta del Descalabro per accogliere un fiore miracoloso per la figlioletta Belen. Onesimo crea problemi all'emporio di Dolores quando decide di trasferirvi le api che intende allevare per dedicarsi alla produzione del miele. Nel frattempo, dopo le richieste continue della madre, Ippolito decide di recarsi nei pressi della famosa punta del Descalabro. Lì cresce un fiore miracoloso che potrebbe guarire i problemi alla pancia della piccola Belen. Maurizio si interessa alla sparizione di Macheda. Antonito dice di non avere notizie del capomastro di Isabel da giorni ormai. Thomas incontra Jean-Pierre alla Habana. Tra i due non c'è molta sintonia. Il marchese non esita a proporgli domande compromettenti per indagare in maniera approfondita sul rapporto che lo lega a Isabel. Tra Adolfo e Ramon è scontro. Volano pugni e accuse. Il primo dà del vigliacco al secondo per aver picchiato una donna. Il Sorozabal rabbioso afferma di sentirsi usato e umiliato. Marta lo ha soltanto preso in giro per coprire la sua gravidanza. Manuela e le sorelle Sorozabal intervengono tempestivamente. Ignacio, attratto dalle urla, rimprovera i due ragazzi e li spinge a confessare il vero motivo che li ha portati a litigare. Adolfo però non riesce a rivelare al suocero che Ramon è solito picchiare Marta, dal momento che quest'ultima attende un figlio che non è dell'uomo che ha sposato. Rosa prende sempre più consapevolezza della forte attrazione che c'è tra la sorella maggiore e il De Los Visos e scappa via in preda ad una crisi di nervi. Il figlio di Isabel fa di tutto per raggiungere Marta e per spingerla a scappare via dal violento Sorozabal. Carolina e Paolo, seppur preoccupati per l'atmosfera tesa che si respira in famiglia, continuano a portare avanti i preparativi del loro matrimonio. Begonia cerca di consolare Rosa e la sprona a non abbattersi, bensì ad agire. Inoltre la esorta a non essere buona e comprensiva verso chi le fa continuamente del male. Il dottor Clemente esamina attentamente Raimundo e offre un prezioso suggerimento a donna Francisca. Incarnazione e Urrutia ribadiscono ad Ignacio che non presteranno più servizio alla famiglia Sorozabal. Gli arcangeli pianificano un nuovo pericoloso attacco. Verso sera la marchesa interrompe una tesa conversazione tra Thomas e Jean-Pierre e chiede a suo figlio di comportarsi da buon padrone di casa. Thomas, quando ha modo di restare da solo, medita su ciò che sta accadendo intorno a lui. Ricorda l'incontro con gli arcangeli, nonché l'impegno preso con l'organizzazione segreta. Pensa inoltre alle parole scambiate con l'amante della madre, nonché ai discorsi enigmatici di suo fratello Adolfo.
Rosa sembra più calma e determinata a seguire il consiglio di sua madre. Così si scusa con il marito per il suo recente comportamento e gli promette che cambierà. Ignazio condivide la sua delusione con Pablo. Urrutia non tornerà alla fabbrica, né sua moglie intende prestare servizio alla casona. Manuela cerca di convincere Marta ad essere onesta, almeno con lei. Cosa le sta succedendo? La ragazza tace. È terrorizzata, trema e teme ripercussioni da parte di Ramon. Ecco perché non ce la fa ad aprirsi con la governante. Poco dopo, il giovane Solo Zabal rincasa dal lavoro, totalmente ubriaco. Chiede a Marta di accompagnarlo subito, in camera da letto, altrimenti racconterà ai suoi familiari la verità sulla sua gravidanza, nonché la trappola che le ha teso per sposarlo. Begonia riunisce tutta la sua famiglia a colazione. Rosa si scusa per il comportamento instabile avuto negli ultimi tempi. Senza farsi scorgere, inizia a umiliare la sorella maggiore. Ignazio comunica a Pablo di essere felice per Rosa, si sta riprendendo alla grande e i suoi discorsi denotano grande maturità. L'uomo purtroppo non sa quanto l'influenza di Begonia stia nuocendo alla povera ragazza. Anticipazioni il segreto, prossime storyline. Begonia ordina a Rosa di uccidere Manuela. Begonia farà sempre più paura nelle puntate conclusive del segreto de Puente Viejo. Dopo aver spinto Manuela giù dalle scale della villa allo scopo di ucciderla, dovrà fare i conti con il fallimento del suo piano. Tuttavia, non si perderà d'animo e continuerà a tramare contro la povera governante. E pregherà Rosa di soffocarla durante il sonno. Intanto l'attore del capitano Huertas ha fatto delle importanti rivelazioni. Begonia affida un compito a Rosa. Manuela si risveglia miracolosamente. Manca davvero pochissimo al gran finale del segreto di Puente Viejo e gli episodi conclusivi della soap, che tanto ci ha fatto sognare ed emozionare, saranno davvero imperdibili. La follia della moglie di Don Ignazio, Begonia Solo Zabal, si spingerà veramente oltre il limite. E la donna determinata a difendere la sua famiglia ad ogni costo e a proteggere il suo matrimonio commetterà un gesto dettato dalla pazzia. Se diamo uno sguardo alle anteprime, apprendiamo che l'odio della donna nei riguardi della domestica Manuela, percepita sia come un'intrusa che come una rivale in amore, crescerà veramente a dismisura. La domestica cercherà di essere buona e gentile verso Begonia, ma tutti i suoi sforzi risulteranno fallimentari. Ribadirà più volte di volere un bene enorme a Rosa, Marta e Carolina, ma di non voler in alcun modo usurpare il suo posto, essere cioè definita mamma dalle tre ragazze. Puntualizzerà inoltre di non essere intenzionata a sedurre l'impresario nella speranza di poter condurre una vita agiata al suo fianco. Begonia però non crederà alle sue parole e le darà della falsa e della bugiarda in più di un'occasione. Inoltre la escluderà dalla villa della casona e tenterà addirittura di ridimensionare il suo ruolo, penalizzandola professionalmente. Il signor Solo Zabal, fin troppo occupato con i problemi tra Adolfo e Ramon, nonché con quelli inerenti ai profitti della fabbrica, non riuscirà a comprendere le timide richieste d'aiuto della sua governante. E ciò con conseguenze irreparabili. In un nostro precedente video già vi abbiamo anticipato che la folle Begonia, al termine di una discussione molto animata con la povera Manuela, deciderà di spingerla giù dalle scale della casona. E purtroppo non chiamerà nemmeno i soccorsi. E non se ne andrà fino a quando non sarà certa di averla uccisa. A chiamare il dottor Clemente sarà Marta, che quando capirà che la inserviente respiri ancora, seppur in maniera molto affannata, tirerà un sospiro di sollievo. Tutta la famiglia Solo Zabal, nel giro di poche ore, si riunirà dinanzi al capezzale della loro cara. Ignazio si dispererà per quella che a tutti gli effetti sembrerà una brutta caduta di natura accidentale, legata al precario stato di salute della donna e in particolare ai continui capogiri avuti nei mesi addietro. Marta, Rosa e Carolina saranno molto affrante e il loro papà chiederà loro di organizzarsi per stare accanto giorno e notte alla sfortunata cameriera. Begonia, come vedremo, non si darà pace.
si sentirà esclusa, messa in secondo piano, e deciderà di agire tempestivamente per completare la sua opera. Nel suo progetto di morte, come vedremo, includerà una particolare alleata, sua figlia Rosa. Un pomeriggio la signora convocherà la secondogenita nel salotto e le riporterà alla mente un consiglio che le aveva dato giorni prima, ovvero quello di lottare con le unghie e con i denti per liberarsi delle cose e delle persone che intendono ostacolare il suo matrimonio. In preda al delirio aggiungerà che Manuela, essendo innamorata da tantissimo tempo di Ignazio, rappresenta un serio pericolo per il coronamento della sua felicità. Pertanto pregherà la figlia di fare qualcosa per lei, e ovvero aiutarla a sbarazzarsi dell'odiata domestica. Rosa, spaventata, farà per andarsene, ma sua madre, scura in volto, la obbligherà non solo a restare, ma anche ad ascoltarla. E la esorterà a soffocare Manuela con un cuscino durante il sonno e dunque durante il suo turno di sorveglianza. La giovane Sorozabala, seppur titubante, non potrà che accettare, certa del fatto che con quel gesto la madre sarà orgogliosa di lei. Per fortuna però l'omicidio non si consumerà. Una mattina, proprio quando Marta si starà per congedare da lei per affidarla alle cure della sorella, Manuela si risveglierà dal coma e alla casona si griderà al miracolo. E ci chiediamo, cosa farà la domestica al suo risveglio? Accuserà oppure no la Sorozabala di tentato omicidio? Vedremo. Quel che è certo è che la povera inserviente, dopo la rivelazione delirante della madre, dovrà vedersela anche con l'odio che Rosa inizierà a mostrare nei suoi riguardi. Anticipazione Il Segreto, prossime storyline e news. Intervista Carles Sanhyam, il capitano Huertas. La stagione conclusiva del Segreto sta riservando molti contraccolpi al pubblico di Canali 5, desideroso di conoscere le sorti dei diversi personaggi della 12ª e ultima stagione. Tutti i nodi verranno al pettine e, come annunciato più volte, si farà luce anche sul segreto che ha caratterizzato l'intera serie. Intanto tra i personaggi, seppur secondari, che hanno fortemente caratterizzato l'ultima annata, figura sicuramente il capitano Huertas, incaricato di mantenere l'ordine a Puente Viejo, in quanto rappresentante della Guardia Civile Spagnola. A vestire i suoi panni è l'attore Carles Sanhyam, che in una recente intervista ha parlato della pandemia attualmente in corso, nonché del ruolo da lui interpretato. Riguardo ai difficili mesi del lockdown, ha ammesso che se da un lato era molto preoccupato, dall'altro è riuscito a godersi un po' di riposo per dedicarsi ai suoi hobby preferiti. Ama stare in casa senza obblighi particolari. E durante i mesi della zona rossa, dappertutto si poteva apprezzare un silenzio meraviglioso. L'attore, dal suo punto di vista, si augura di continuare a lavorare e riguardo all'avventura del segreto ha espresso il suo profondo rammarico: è durata troppo poco. Carles Sanhyam ha rivelato di essere entrato a far parte del cast della soap dopo un regolare provino. Il copione prevedeva una scena in cui doveva scontrarsi verbalmente con Don Filiberto, il nuovo sacerdote di Puente Viejo, con il quale, come possiamo evincere dagli episodi in onda sull'ammiraglia Mediaset, l'uomo non va affatto d'accordo. Il capitano Huertas è un personaggio positivo perché integro, buono, animato da forti ideali. È una persona onesta, leale, sulla quale si può sempre contare. Ha pochi amici, tra cui Don Ignazio e Esu Surrutia, e sonda continuamente il terreno per valutare di chi fidarsi o meno. Carles e il poliziotto hanno in comune molti tratti caratteriali, nonché la tolleranza e l'onestà. L'attore ama molto Madrid, dove si è trasferito quando ha iniziato a recitare nella serie. In questa splendida città ha conosciuto nuove abitudini, ha avuto modo di apprezzare nuove strade e incrociare nuova gente. Ritornando alla già citata puntata conclusiva della serie, sappiamo che Don Filiberto scoprirà un segreto di Donna Francisca molto compromettente. E in preda alla follia, il prete darà in pasto alle fiamme l'intera cittadina di Puente Viejo. Il capitano Huertas sarà in prima linea per salvare i suoi concittadini. Alla fine, chi riuscirà? Appuntamento alle prossime news per succosi dettagli. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace.
registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.